Sindacati e Netturbini in piazza stamane ad Acireale per chiedere un confronto con la Tecra. Ritardi e assistenza sanitaria integrativa tra i motivi della protesta. Polemica inutile sulla mancata riapertura del Palavolcan. La Consulta dello Sport fa il punto della situazione. Acireale, il Consiglio approva l'adesione al polo strategico turistico La Terra dei Giganti. Toccante minuto di silenzio per ricordare l'avvocato Pietro Filetti. Bentrovati con il nostro TG Reporter. Tra gli altri argomenti del nostro giornale parleremo anche di guardie ambientali, una nuova figura. Acireale si doterà di questa figura, quella appunto delle guardie ambientali, per contrastare ogni forma di abuso e quindi preservare il decoro urbano. Santa Venerina, concluso il lunghissimo iter di adozione del piano regolatore generale con la delibera del 9 febbraio scorso adottata dal commissario ad acta con le attribuzioni del Consiglio Comunale. Ma parleremo anche di carnevale, siamo ormai alla vigilia dell'apertura della manifestazione carnascialesca e continua anche oggi il nostro giro nei cantieri della cittadella per conoscere appunto i soggetti e le opere partecipanti al concorso dei carri allegorici grotteschi. Questo è altro all'interno del nostro giornale. In primo piano però la protesta, il sit-in questa mattina in Piazza Duomo ad Acireale da parte dei Netturbini. Vediamo. Sit-in di protesta ad Acireale da parte dei Netturbini dopo la proclamazione nei giorni scorsi di uno stato di agitazione in cantiere. La manifestazione che si è svolta questa mattina in Piazza Duomo scaturisce, stando a quanto riferito dalle sigle sindacali di FIAT e UGL, dal mancato riconoscimento di alcune somme da parte della ditta Tecra, i cosiddetti scatti figurativi, ovvero un ulteriore emolumento netto di 1.084 euro annui, il ritardo nella consegna delle buste paga e l'attivazione dell'assistenza sanitaria integrativa. Ma non si tratterebbe solo di questo. Gli operatori, si legge in una nota dell'UGL, Unione Generale del Lavoro, lamentano la mancata volontà da parte della ditta che gestisce i rifiuti in città di intrattenere rapporti costruttivi con gli operatori, sedendosi presso gli adeguati tavoli istituzionali regolarmente convocati. Allora, si è deciso, abbiamo appreso che il Comune non ha ricevuto la convocazione da parte dell'Ispettorato del Lavoro il 10 di febbraio, per cui dice non sapeva di questa convocazione, il che ora noi stiamo rifacendo di nuovo la convocazione, chiedendo all'Ispettorato del Lavoro, se è vero quello che dice l'assessore, di stare attenti che la convocazione arrivi. Comunque noi abbiamo rivendicato, abbiamo detto all'assessore quello che non andava. Praticamente la Tecra da 3 mesi che ha preso servizio ad Acireale e da 3 mesi che abbiamo problemi con gli stipendi, tranne l'ultimo perché, guarda caso, una volta convocato i sit-in hanno pagato puntualmente la prima volta in questi 3 mesi. E poi abbiamo contestato che non ci sono i versamenti a fondo FASDA, cioè che l'azienda è inadempiente in alcuni inadempiente contrattuale, inadempienze non iscritta a fondo FAS dall'azienda perché naturalmente vuole risparmiare 170 euro all'anno, non versa i fondi complementari, fondi pensionistici complementari tipo previ ambiente, alleanze e quant'altro, per cui creando un danno anche economico al lavoratore. È una norma contrattuale che praticamente non possono esimersi le aziende a non ottemperare. Ora, noi siamo venuti qua perché se Maometto non va dalla montagna, è la montagna che va da Maometto. Praticamente noi, non avendo potuto fare l'incontro all'ufficio del lavoro perché mancava la presenza sia dell'azienda sia del comune, e che siamo venuti noi qua facendo sedini, solo così ci siamo fatti ascoltare. Ora, lui dice, l'assessore, l'amministrazione dice che non hanno ricevuto nessuna convocazione, ne prendiamo atto, noi la rifacciamo, la richiediamo, naturalmente chiedendo all'ispettore del lavoro di stare attenti che queste cose...
A tal proposito arriva anche la replica da parte dell'amministrazione. Abbiamo preso atto di una protesta che, come abbiamo definito, ci è sembrata assolutamente abnorme. Primo perché fondata su una asserita comunicazione o convocazione del Comune ad una riunione, convocazione che non è mai arrivata, anche perché il Comune, nella mia persona, è stato sempre presente a tutte le riunioni, dal passaggio di cantiere a qualunque riunione è stata convocata, è in sede, diciamo, sindacale, è in sede aziendale, è in sede di ufficio provinciale del lavoro, è in sede di prefettura, per cui non c'è ragione di non comparire a riunioni se regolarmente convocate. Stessa considerazione fa Tecra di non aver ricevuto questa comunicazione. Prendiamo atto di alcune rimostranze sindacali che attengono al mancato riconoscimento di quello che viene definito uno scatto figurativo. Non sappiamo ancora esattamente giuridicamente che cosa sia questo emolumento. I lavoratori lo rivendicano come una parte dovuta della loro retribuzione. Se è così, il Comune, ma già in tempi non sospetti, nelle sedi opportune, ha manifestato un atteggiamento assolutamente laico, dicendo che se è dovuto, il Comune è pronto a fare la sua parte di appaltatore nei confronti dell'azienda, ma ancora oggi questa certezza non c'è. Ci sono altre rimostranze che non ci sono state mai notificate ad oggi, di mancati versamenti a fondo, cose di cui apprendiamo soltanto adesso, e non comprendiamo perché quando si fanno le comunicazioni le parti sindacali non convochino con un oggetto preciso le riunioni. Per cui abbiamo evidenziato oggi a questi lavoratori, che sono stati poi accolti cortesemente, che quando fanno qualche rimostranza che la facciano motivatamente o comunque specificando ciò che vogliono chiedere all'azienda e al Comune. Ad oggi, ripeto, è stato fatto un sit-in di cui ci sono sfuggiti i contorni, se non poi apprenderli che fanno riferimento essenzialmente a questo emolumento di 77,50 euro. Di materie ambientali, a Cireale si doterà presto di guardie ambientali su base volontaria e gratuita, un servizio finalizzato al controllo del territorio, volto appunto ad un migliore decoro urbano. Primi giorni di raccolta differenziata da Cireale, con comportamenti di alcuni cittadini non proprio esaltanti, e si ancora ai primordi di un'iniziativa che deve interessare gran parte del territorio acese. Ecco allora che l'assessore all'ambiente Francesco Fichera sta predisponendo un servizio particolare di controllo, istituendo la figura di guardia ambientale comunale volontaria, incaricata in tal modo di svolgere un'attività capillare di vigilanza al fine di reprimere ogni forma di abuso. Si tratta di una figura che in altre realtà comunali, soprattutto del nord Italia, è già diffusa, per cui anche la città di Ace Galatea intende dotarsi di questo personale, come detto, su base volontaria a titolo gratuito. Nell'organizzazione del servizio l'ente può avvalersi della collaborazione di una o più associazioni ambientaliste, che saranno individuate attraverso appositi avvisi pubblici per raccogliere le manifestazioni di interesse. L'attività delle guardie ambientali non si evidenzierà solo con il controllo del rispetto del porta a porta, ma anche con accertamenti che riguardano tutto il panorama del decoro ambientale e le verifiche su tutti i fronti, come fra gli altri il conferimento dei rifiuti ingombranti domestici o ancora la mancata rimozione delle deiezioni canine o la mancata dotazione della relativa attrezzatura di asportazione. L'incarico di guardia ambientale è attribuito con provvedimento del sindaco al termine di un corso di formazione, e agli operatori sarà rilasciato un tesserino di riconoscimento. Un arresto è stato effettuato nei pressi del casello autostradale di San Gregorio di Catania da parte della Guardia di Finanza di Catania, che ha sequestrato circa un chilogrammo di cocaina, arrestando il 52enne Michele Totaro, proveniva dal Piemonte, da Torino, un corriere piemontese, dunque, che trasportava, che aveva addosso oltre un chilogrammo di cocaina. I militari del nucleo di polizia tributaria
hanno sottoposto a controllo un Opel che proveniva da Messina e transitava appunto dal casello autostradale di San Gregorio. I precedenti di polizia per stupefacenti a carico di Michele Totaro e i chiari segni di nervosismo dell'uomo hanno insospettito i finanzieri, che hanno trovato addosso al soggetto un involucro confezionato con cellophane e nastro da imballaggio, che vediamo in questo momento nelle immagini, contenente la sostanza stupefacente e poi sequestrata. Adesso ci fermiamo, breve pausa pubblicitaria, torniamo subito. Carnevale di Acireale, tra il barocco, tra la gente, tra i coriandoli. Riscopri il piacere del sorriso con la satira dei grandi personaggi in cartapesta. Vi aspettiamo ad Acireale dal 18 al 28 febbraio con maschere, colori, luci, fiori, coriandoli, musica, sorrisi. Divertimento assicurato. Per info carnevalediacireale.it o 095 895 249. Sabato 18, grande parata di apertura con tutti i carri allegorico grotteschi, accompagnati da Guggen e Marching Band Europee. Carnevale di Acireale, il teatro delle meraviglie. Quanta strada fanno i tuoi occhi nella vita di ogni giorno e nel mondo digitale? Per farti vivere bene questo viaggio, Zeiss ha creato delle lenti ad alta tecnologia, adatte a ogni momento della tua giornata, anche quando usi dispositivi digitali. Lenti che non lasceranno che i tuoi occhi si stanchino di vedere, di viaggiare, di vivere. Chiedi al tuo ottico lenti Zeiss con tecnologia Digital Inside. Ottica Grasso, ad Acireale Concept Store in Corso Italia 122, ad Aci Catena in Via Matrice 34. Salve amici, vi presento Enrico Terrana e Arte in Legno. Venite con me e ne vedrete delle belle. Tetti, mansarde, gazebi, tettoie, soppalchi e controsoffitti in legno. Ci occupiamo anche del montaggio di finestre per tetti. E da oggi, possibilità di strutture pretagliate a controllo taglio numerico. Tanta professionalità e massima affidabilità per opere che durano nel tempo. Arte in Legno è il preventivo senza impegno. Presso il Parco Commerciale Le Zagare di San Giovanni La Punta. Se avete scelto l'Etna come meta, volete godervi la neve. Passando per Lingua Glossa, fermatevi al Garden Bar. Lo trovate di fronte alla villa, in via Roma 216. Garden Bar, dalla scuola pasticcera Acese. Centinaia di prodotti buonissimi da gustare in ogni momento della giornata. Dalla colazione con le esclusive raviole di ricotta, alla tavola calda. Dalla rinomata cioccolata calda, agli aperitivi. Pasticceria con produzione giornaliera, angolo riservato alla vendita di articoli per fumatori. Se passate per Lingua Glossa, vi aspettiamo al Garden Bar in via Roma 216. Fermatevi. Fermata Spurigni. Se non vi siete mai fermati in questo straordinario posto, fatelo! Costruito attorno a un vecchio palmento ristrutturato, Fermata Spurigni è un agriturismo dove si può mangiare al ristorante o in pizzeria, ma anche fermarsi a dormire in confortevoli camere e godersi l'aria aperta. È il posto ideale per chi vuole fare turismo rurale. Provate i nostri menù. Potrete scegliere il fisso o alla carta, con specialità ai funghi porcini e prodotti alla brace. In pizzeria tutte le pizze sono ad alta digeribilità e tra le specialità la pizza gourmet. Fermata Spurigni. Ampie sale per feste e meeting, grande parcheggio. A Zafferana Etnea, in via Giacomo Matteotti 1, angolo via Bongiardo. Prenota allo 095 708 3625. È stato uno dei tormentoni delle ultime settimane la mancata riapertura del Palavolcan dopo l'inaugurazione in pompa magna. Ha preso posizione più volte sull'argomento, in particolare Officina Acireale. Oggi conferenza stampa da parte della Consulta dello Sport, che ha voluto fare un po' il punto della situazione anche su questa querelle. Vediamo. A seguito delle problematiche degli ultimi mesi che hanno interessato il Palavolcan, la Consulta proprio stamane ha deciso di esprimersi e comunicare ai cittadini il lavoro svolto fino a qui, facendo il punto anche sui finanziamenti del pattinodromo e della pista atletica.
Stamattina al Palazzo di Città si è tenuta quindi una conferenza stampa alla quale hanno preso parte Massimiliano Trovato, presidente della Consulta Sportiva, e Giuseppe Sardo, assessore allo sport. Noi come Consulta dello Sport, di cui rappresento 19 società sportive all'interno della Consulta, abbiamo già avuto questo problema quando abbiamo avuto l'inaugurazione il 4 novembre. Sapevamo che mancava il certificato della caldaia. Tutti in sinergia avevamo detto apriamo il palazzetto lo stesso, rendiamolo fruibile anche senza acqua calda fino a quando non ci sarà la certificazione e quindi ci sarà l'omologazione dell'impianto stesso, che premetto che l'impianto è fruibile, si può aprire, si possono fare anche degli incontri, ma manca solo l'acqua calda perché c'è il collaudo statico, c'è il collaudo amministrativo, manca solo per completare tutto l'iter la certificazione della caldaia. Capisco che si è avuta un attimo premura per l'inaugurazione, ma è anche vero che è stato inaugurato un palazzetto perché vi erano dei ragazzi che avevano vinto delle medaglie olimpiche, perché era giusto che la città festeggiasse i propri atleti nella propria città, e quindi si è pensato insieme all'amministrazione, sempre in sinergia con la Consulta dello Sport, e di fare quell'inaugurazione. Che poi qualcuno si sia lamentato perché non ha trovato le docce calde, questo è un altro problema, ma i presidenti di società sapevamo tutti che l'acqua calda non c'era e tutti abbiamo preteso che contro l'amministrazione, perché ripeto l'amministrazione non lo voleva aprire, abbiamo preteso di aprire il palazzetto perché era giusto che dopo finiti i lavori si aprisse e così non si prende puzza di muffa, l'umidità non risale nuovamente. Con tutto ciò noi siamo qua, qualcuno addirittura chiedeva le mie dimissioni da Presidente della Consulta, non vedo qual è il motivo, perché tutto quello che noi stiamo facendo non lo sbandieremo sicuramente alle televisioni. Con l'assessore ci siamo recati più volte a Palermo per il finanziamento del pattinodromo, che a giorni sarà presentato l'ultimo certificato, l'adeguamento dei prezzi e quindi avremo il decreto di finanziamento. Si sta lavorando per la pista di atletica, sempre in sinergia con l'amministrazione, chiamando in causa anche il mio presidente nazionale, che essendo membro della giunta del CONI nazionale, essendo sempre lì a Roma, sta spingendo anche lui affinché la pista di atletica venga finanziata, e sarà finanziata anche quella. Quindi non vedo qual è il problema, che le società non possono usufruire del palazzetto. L'amministrazione è disponibile anche ad aprirlo anche domani mattina. Il problema è uno solo: non ci sono le docce calde. Manca solo questo certificato dell'INAL. Manca il certificato dell'INAL e penso che entro nel breve tempo dovrebbe arrivare. Dal momento che arriva il certificato, si fa il collaudo della caldaia e il palazzetto è di nuovo fruibile. Ripeto però. Le società sportive che fanno parte della Consulta, ma anche quelle che usufruiscono del palazzetto, abbiamo deciso tutti insieme di non farlo aprire, in quanto per 3 mesi non possiamo accollarci spese per un anno. Quindi si aspetta il bando, si fa il bando, chi se lo aggiudica apre il palazzetto e noi ritorniamo tutti quanti là dentro. Se poi si vogliono muovere delle critiche, che dico anche giuste da un certo punto, però facciamo le costruttive. Noi stiamo lavorando tutti insieme, che anche Officina Cereale, ma anche tutte le altre associazioni vengano qui da noi, ci mettiamo tutti insieme e lavoriamo, perché stiamo lavorando. Lavoriamo da 2 anni insieme all'amministrazione e stiamo portando risultati. Il finanziamento del pattinodromo è uno di quelli, come la pista di atletica. Diciamo è un momento importante per lo sport acese, perché si attendono 2 finanziamenti importantissimi, come la copertura e ampliamento del pattinodromo comunale, in arrivo con un finanziamento per il patto per il sud da Palermo. Prossima settimana mi recherò a Palermo per consegnare tutta la documentazione richiesta da aggiungere, quindi avremo poi il decreto di finanziamento e si procederà con la gara. Dopodiché stiamo attendendo fiduciosi anche notizie sul decreto di finanziamento da Roma per quanto riguarda la pista di atletica dello Stadio Tupparello, finanziata con il Fondo Sport e Periferie. È chiaro che in questo momento stiamo lavorando anche alacremente per risolvere quei problemi burocratici che riguardano il collaudo dell'impianto termico del Palavolcan, che in questo momento non ha la possibilità di utilizzare l'impianto di caldaia solo ed esclusivamente per questo motivo. Quindi stiamo risolvendo questi passaggi burocratici. È chiaro che siamo tutti quanti insieme a lavorare, insieme alla Consulta dello Sport, con il presidente Massimiliano Trovato, ma soprattutto con tutte le realtà sportive del territorio, sia interne alla Consulta che esterne, perché ricordo che lo sport è di tutti e questa è la nostra intenzione. Le polemiche non si sono però placate. In questi mesi, anzi il passare dei giorni, le ha sempre più inasprite, provocando le reazioni non solo dei cittadini. E difatti le polemiche sono destinate a continuare. Giuseppe Franchina per Officina Acireale ha preso della
conferenza stampa, replica, ribadisce dicendo: mi rendo conto che in questa città c'è un problema di confronto politico. Ogni qualvolta qualcuno si permette di elevare delle questioni viene indicato come polemico e strumentale. Mi dispiace per l'amministrazione, che invito all'umiltà e non all'arroganza, amministrazione che oggi ha il dovere di vergognarsi per aver inaugurato una struttura ed averla lasciata chiusa 105 giorni. Una struttura che non è agibile perché il collaudo statico e il parere della commissione di vigilanza non sono da soli sufficienti a consegnare una struttura alla città e ai cittadini. Viceversa fatto per l'apertura del 4 novembre, dove miracolosamente i tecnici sono riusciti in 15 ore ad adempiere alle prescrizioni della commissione, con determine però datate 30 dicembre 2016. Quanto alla consulta, conclude Franchina, dovrebbe essere una coscienza critica, invece è subordinata alle indicazioni dell'amministrazione. Una vicenda triste che certifica il fallimento di questa amministrazione. Questo è il pensiero di Officina Cireale e dell'avvocato Giuseppe Franchina, che abbiamo visto nelle immagini. Parliamo invece adesso dei lavori del Consiglio Comunale di Acireale. Diverse delibere sono state esitate ieri sera, in particolar modo quella riguardante la terra dei giganti. Vediamo. Via libera del Consiglio alla convenzione dei comuni aderenti al polo strategico turistico La Terra dei Giganti. Il civico consesso ha dato ieri sera il via libera alla delibera di giunta con la sola astensione dei consiglieri del gruppo di Forza Italia. 10 comuni insieme per programmare lo sviluppo del territorio. Oltre a Cireale ne fanno parte Aci Castello, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Valverde, San Gregorio, Zafferana, Milo e Santa Venerina. Insieme andranno ad elaborare e attuare un piano di azione locale per la conservazione, fruizione e valorizzazione, anche a fini turistici, del patrimonio culturale della cosiddetta Terra dei Giganti, che può già contare su un finanziamento da 300.000 euro e potrà così diventare realtà. La Terra dei Giganti infatti è rientrato tra i 19 progetti di valorizzazione culturale che verranno finanziati con risorse europee. Le risorse sono messe a disposizione dal Ministero dei Beni Culturali. Il Consiglio si è anche occupato, e qui il voto è stato unanime, di approvare le delibere, queste propedeutiche al bilancio di previsione che sarà in aula il prossimo 22 febbraio, riguardanti gli oneri di urbanizzazione, che anche per il 2017 sono stati confermati. Il costo base di costruzione è pari a 217,87 euro per ogni metro quadro di superficie e la presa d'atto della inesistenza di aree e fabbricati da destinarsi all'edilizia residenziale pubblica. Toccante e partecipato, infine, il minuto di silenzio iniziale in memoria del compianto presidente del Consiglio Comunale, Pietro Filetti. Proprio ieri, lo ha ricordato in aula il consigliere comunale Giuseppe Ferlito, ricorreva il 5° anniversario della sua prematura scomparsa. Buone nuove a Santa Venerina, concluso infatti il lunghissimo iter di adozione del piano regolatore generale con la delibera numero 5 del 9 febbraio scorso, adottata dal commissario ad acta architetto Pietro Coniglio, che ha fatto le veci del Consiglio Comunale. Dopo un lunghissimo iter, infatti, il piano è arrivato in aula. 8 consiglieri su 15 però si sono dichiarati incompatibili ad analizzarlo, e così il commissario ha assunto i poteri del Consiglio ed è giunto al provvedimento di adozione dello scorso 9 febbraio. Il piano adottato presenta alcune significative modifiche rispetto a quello depositato dal progettista Alfonso Arena. Intanto la realizzazione di un insediamento produttivo in via Presti, la localizzazione di un distributore di carburante sulla via provinciale tra gli abitati di Santa Venerina e Linera, l'ampliamento di uno stabilimento industriale in via Luminaria, la delocalizzazione di un edificio di via Felicetto reso inagibile dal sisma e da ricostruire altrove.
L'adozione del piano regolatore generale, afferma oggi il sindaco Salvatore Greco, era un bisogno primario di questo paese, un obiettivo fondamentale dell'amministrazione che mi onoro di guidare. Sono felice di avere contribuito a togliere il PRG dalle incertezze procedurali in cui era finito. Ottenuto il pronunciamento da parte della Regione, l'amministrazione ha potuto passare il PRG al Consiglio già 13 mesi dopo il suo insediamento. Sono orgoglioso e grato dell'attento lavoro fatto in sede consiliare. Mi spiace che questo non sia stato valorizzato compiutamente dalla dichiarata incompatibilità da parte di 8 dei 15 consiglieri, che ha quindi determinato l'azione sostitutiva da parte del commissario ad acta, così il sindaco di Santa Venerina Salvatore Greco. Domani pomeriggio alle 17:30 ad ACI Catena avrà luogo l'inaugurazione della sede del circolo del Partito Democratico di ACI Catena. Interverranno il segretario regionale del partito Fausto Raciti e i deputati regionali Raffaele Giuseppe Nicotra, Bartolo San Martino e Valeria Sudano. Parliamo adesso di carnevale. Si lavora senza sosta alla Cittadella per il primo weekend del più bel carnevale di Sicilia 2017, e noi andiamo a conoscere un altro dei soggetti in cartapesta che da domani sfileranno lungo il circuito. Andiamo alla scoperta di un altro carro di prima categoria. Questo è il frutto della maestria dell'Associazione Artistico-Culturale Messina. Dal titolo in lingua latina Furores, che in italiano significa fiere, questa maestosa opera d'arte sfoggia in primo piano tre leoni, simbolo delle paure che attanagliano la società attuale: il terrorismo, l'immigrazione clandestina e la crisi economica. Su di loro si erge un generale romano, simbolo dello splendore dell'antica Roma, che si contrappone al collasso economico e dei valori della realtà attuale. Chiamato a difenderci dalle nostre paure, il generale romano, sotto quest'elmo così protettivo, nasconde il volto inquietante di un teschio, a dimostrazione che l'agognato passato non può più tornare. Bisogna fare i conti direttamente con il presente, rappresentato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Deve essere lui il garante del benessere degli italiani. E ancora, altri due teschi fanno capolino, come a voler rafforzare la paura dell'italiano medio che non riesce a combattere la crisi in cui è sprofondato, mentre invece in Europa ci sono stati che vivono una situazione sicuramente più agiata, rappresentati in questo carro dalle colonne laterali abbastanza solide. Metafora importante è anche la bocca della verità, posizionata nella parte posteriore, che nell'antica Roma rappresentava un vero e proprio oracolo, mentre adesso non si riesce a distinguere il vero dal falso, le reali possibilità di cambiamento dalle false promesse. Allora, i personaggi principali sono, diciamo, dei leoni che rappresentano un po', ecco, le paure di oggi e l'essere aggrediti da questi, diciamo, eventi che succedono, terroristici, e, diciamo, di questi, tutti questi immigrati che arrivano clandestinamente, che uno, diciamo, non sa quello che può succedere e quello che, diciamo, può accadere da un momento all'altro. Ma vediamo dal punto di vista tecnico com'è andata la realizzazione di questo carro. All'opera sei maestri carristi che hanno cominciato i lavori la scorsa estate, quando hanno preso in affitto un garage in attesa di ricevere il loro spazio all'interno della cittadella. Tra di loro anche un giovane che ci ha raccontato la sua esperienza artistica in questo lavoro impegnativo. Diciamo, ci sono circa 6 mesi di preparazione in laboratorio, quindi con la preparazione degli stampi, quindi la modellatura in argilla, quindi la creazione degli stampi in gesso e poi la creazione in carta. Oppure ci sono anche altre tecniche, nel caso delle tecniche, modellazione direttamente in polistirolo, quindi si tratta più di scultura. Quindi viene creata una base in polistirolo e poi noi ricopriamo con la carta. Quindi diciamo che per realizzare tutto il carro abbiamo impiegato all'incirca 10 mesi.
E adesso vi ricordiamo un appuntamento per stasera alle 19 nella Basilica Cattedrale di Acireale, incontro di presentazione del 12° volume Quaresima per Fannulloni alla Scuola dei Santi. All'incontro, moderato da Andrea Romeo, presidente parrocchiale di Azione Cattolica, interverranno il vescovo di Acireale, Monsignor Antonino Raspanti, il vescovo eletto di Patti, Monsignor Guglielmo Giombanco, Dolores Neri, teologa del Movimento dei Focolari, e Don Roberto Strano, parroco della Basilica Cattedrale. Adesso ci fermiamo, ancora una pausa pubblicitaria, tra poco. Il centro analisi Saime del dottor Antonino Di Carlo ora è nei nuovi accoglienti locali di via Marchese di San Giuliano 21, Acireale, vicino la biblioteca Zelantea. Centro analisi Saime del dottor Antonino Di Carlo. Apertura laboratorio prelievi tutti i giorni dalle ore 6, incluso il sabato. Centro analisi Saime, via Marchese di San Giuliano 21, Acireale. Per info 095 60 48 83. Ai magazzini del risparmio sono arrivati i costumi in maschera per piccoli e grandi. Scegli il tuo personaggio preferito. Per i più piccini, i sacchettini. E poi, Paggetto, Principessina, la Maga e i Little Pony, Elfo del Bosco, la Fioraia, la Principessa Girasole. E per i grandi, tanti costumi, tra cui Brasiliani e Domino. Magazzini del risparmio. Unico per assortimento, il massimo per convenienza. Costumi in maschera per piccoli e grandi. E per tutti i bambini, un simpatico omaggio. Magazzini del risparmio. Piazza Duomo 23, Acireale, di fronte alla cattedrale. Smoker Store. Sai che le sigarette elettroniche di seconda generazione sono molto più efficaci e prestanti? Sai che il 70% di chi fuma elettronico ha smesso con le sigarette classiche? Sai che, secondo il dottor Veronesi, è il modo migliore per smettere di fumare? Smoker Store. Oltre 200 tipi di liquidi a prezzi sbalorditivi. I migliori ad Acireale in Corso Umberto 183. Ricorda, il fumo uccide, il vapore no. Dal 1989 a Lingua Glossa, Sfizi di Sicilia, di Carmelo Cannavò. Vi aspettiamo nei nuovi locali in via Umberto, numero 34-36. Se non ci conosci e vuoi assaggiare delle cose sfiziose davvero, fai un salto a Lingua Glossa. Da noi la salsiccia viene lavorata al ceppo e in 7 diverse specialità. Vi offriamo i migliori tagli di carne rigorosamente locale, da bovini certificati da Scelta Iblea, e suino, bianco o nero, dell'azienda Mulinello. Sfizi di Sicilia, carni preparati e una fornitissima salumeria di prodotti di qualità. Se vi è venuto uno sfizio, vi aspettiamo a Lingua Glossa in via Umberto 3436, 095 64 38 27. Vi aspettiamo! Se stai cercando una location suggestiva per il tuo matrimonio, per festeggiare momenti importanti, compleanni, lauree, anniversari o per eventi, meeting, conferenze, Palazzo Romeo, vicino al gusto di chi ama il bello, accanto a chi vuole per i suoi ospiti solo il meglio. Palazzo Romeo, una storica dimora nel cuore di Acireale. Moderna nelle finiture e nel concepimento di banqueting, con una elegante sala interna e con allestimenti esterni tra il verde, i fiori e le fontane. Cornice ideale di un giorno unico. Palazzo Romeo. Fissate un appuntamento per visitare la struttura al 339 73 810 36. Ad Acireale, in Piazza Madonna del Suffragio 15. Palazzo Romeo. La festa. Facciamolo per noi. Donare il sangue è un bisogno di cui possiamo avere bisogno. Il gruppo Donatori Sangue Acireale Fratres vi invita alla donazione. Domenica 19 febbraio, presso la sede di via Paolo Vasta 180 Acireale, dalle 8 alle 12. Se hai un peso superiore a 50 kg, più di 18 anni e meno di 60, diventa anche tu donatore. Salva una vita. Basta essere a digiuno da almeno 8 ore e avere con te la tessera sanitaria o codice fiscale. Per info 095 763 2730. Grazie Fratres. Donare è una scelta di cuore. Il Carnevale di Acireale in diretta su Etna Espresso Channel. Dalla città di Re Burlone, l'allegria del Carnevale la vivi in diretta. Domenica 26 dalle 17 alle 21, martedì 28 dalle 18 alle 24 e in differita sabato 25 e lunedì 27 sarà trasmesso il concorso dei bambini in maschera. Etna Espresso Channel, la TV al servizio della città di Acireale.
A Cireale ha celebrato l'amore nella serata di San Valentino con la manifestazione Echi d'Infinito organizzata dalla poetessa acese Maria Grazia Falsone, un momento artistico di profondo impatto emozionale. Vediamo. La sera di San Valentino riserva sempre agli innamorati un'atmosfera magica e a Cireale ha colto l'occasione per celebrare l'amore. Si è svolta infatti nella sala Pinella Musumeci all'interno della Villa Belvedere la manifestazione Echi d'Infinito, organizzata dalla poetessa Maria Grazia Falsone con il sostegno dell'Accademia Letteraria e Fotografica Acese presieduta da Giacomo Trovato. Un tripudio di emozioni attraverso la poesia che si è fatta portavoce dell'intimo animo umano che vede nell'amore il vero senso della vita. Originale l'idea della poetessa di creare uno spettacolo nello spettacolo. Le sue declamazioni poetiche, infatti, sono state accompagnate da varie forme d'arte che hanno impreziosito il valore di quei versi già di per sé così intensi. Sul palco, infatti, l'amore ha dimostrato di non avere limiti di espressioni e di età. Varie generazioni si sono incontrate per parlare a proprio modo del sentimento sempiterno. Dai bambini che con grazia e tenerezza si sono esibiti in un ballo di coppia, a delle bellissime adolescenti della scuola Aquilia che si sono esibiti in un'elegante rumba. Giovanissimo anche Angelo Cristaudo, l'attore che ha accompagnato la poetessa Falsone nella declamazione dei suoi versi, e Simona Corso, la ballerina che con la sua danza del ventre ha incantato il pubblico trasmettendo la sensualità dell'amore. E ancora sul palco Giovanni Rizza che con i suoi versi ha dato spazio alla sicilianità e Domenico Verti che ha allietato il pubblico con delle tradizionali canzoni romantiche. Molto apprezzato anche l'intervento del dottor Salvo Noè che ha parlato dell'amore in termini di libertà e di fiducia. Ricca e ben riuscita insomma questa serata in cui Maria Grazia Falsone ha scelto di emozionarsi emozionando il suo pubblico. E adesso parliamo di un altro momento importante sempre in tema di San Valentino, infatti l'appuntamento è stato celebrato lo stesso giorno di San Valentino, stavolta però all'associazione, nella sede dell'associazione Costarelli, vediamo. Grande serata lo scorso martedì al Costarelli di Acireale per festeggiare la giornata di San Valentino all'insegna dei colori, dei suoni e delle parole. L'associazione Costarelli ha felicemente condiviso l'idea presentata dalla pianista Vera Pulvirenti, presidente del club per l'UNESCO Giare Riposto, e unitamente hanno proposto un indimenticabile evento costituito da un bellissimo trittico composto da musica, immagini, parole che ben si amalgamava nella cornice storica del Costarelli. Dopo i saluti da parte dei due presidenti, taglio del nastro per l'inaugurazione del vernissage dell'artista Carmen Arena, pittrice ormai ben nota non solo in Sicilia ma anche in Italia e oltre oceano, che ha esposto dei bellissimi quadri dal titolo Aria, Acqua, Fuoco in esposizione per una settimana. Quindi si è passati al clou della serata, ovvero il recital con la performance delle due splendide cantanti liriche Rosanna Leonti e Maria Motta, che con le loro peculiarità vocali calde e passionali hanno interpretato alcune delle più belle e intramontabili canzoni d'amore, accompagnate magistralmente al pianoforte dal maestro Vera Pulvirenti, ideatrice e organizzatrice dell'evento. Le cantanti si sono alternate alla voce recitante della professoressa Corradina Schinocca Calì, che ha recitato con garbo e amabilità delle poesie sull'amore di vari autori del passato. Andiamo a chiudere con, parlando di sport, abbiamo una nota della curva Jacopo Polimeni che sa di divorzio nei confronti della Cireale Calcio e del suo presidente. La curva Jacopo Polimeni, in merito all'ennesima decisione presa dalla società, quella immaginiamo della riconferma del tecnico sulla panchina della Cireale, Anastasi, comunica che da ora in poi la tifoseria organizzata diserterà tutte le partite della Cireale Calcio. Una piazza come la nostra si ritrova ostaggio di una situazione che ormai è diventata indegna e disgustosa. La piazza di Acireale merita rispetto e dignità, scrive la curva Jacopo Polimeni. Troppe promesse fatte e non mantenute. Da oggi il signor Nicola D'Amico non sarà più il presidente della Cireale, perché sia chiara una cosa, la Cireale è un bene della città, la Cireale Calcio siamo tutti noi tifosi. Visto le circostanze ci stiamo
muovendo per togliere il prima possibile il nostro logo che ci ha rappresentato, e invitiamo tutti i tifosi accesi e gli sportivi a condividere la nostra scelta. Disertiamo il Tupparello, d'amico vattene via da Cireale e dalla Cireale Calcio. Questa una sintesi di una nota alquanto dura da parte della curva Jacopo Polimeni. Andiamo adesso a chiudere, lo facciamo con le previsioni meteo per domani. Giornata soleggiata, i venti prevalentemente deboli, temperature minime e massime comprese tra 13 e 18 gradi, mare calmo. È tutto per oggi, grazie per essere stati con noi. TG Reporter vi dà appuntamento a domani alle 13:40. Arrivederci.